È pronta a rimettersi in moto la macchina organizzativa che nel luglio 2019 trasformò la Litorania Pietro Mennea di Barletta nel teatro di un'incredibile festa della musica con più di 40.000 persone presenti. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha fissato nella città della disfida due appuntamenti previsti il 30 e 31 luglio del suo Jova Beach Party 2022. Lo ha ricordato stamattina nella conferenza stampa di presentazione del tour in diretta streaming con i 12 comuni coinvolti, seguita in collegamento dalla sala consiliare anche dal commissario straordinario di Barletta, Francesco Alecci. Dove portiamo questo villaggio, questa città che viaggia? La portiamo in 12 luoghi, 12 luoghi, 12 spiagge, anche se due di questi luoghi non sono propriamente una spiaggia, ma comunque noi le chiamiamo spiagge. Sono 12 luoghi e molti di questi luoghi, in realtà 9 di questi luoghi, rimaniamo lì due giorni. Quindi invece l'altra volta noi facciamo due spiagge a settimana, stavolta noi faremo due giorni nella stessa spiaggia per una settimana. Questo ci facilita dal punto di vista soprattutto tecnico, perché il lavoro di montaggio e smontaggio di una spiaggia è difficilissimo e quindi questo ci rende quella cosa e poi ci ha permesso di restringere le spiagge, eliminando tutte quelle che vivevano qualche criticità da un punto di vista ambientale. Un evento che richiamerà nuovamente in città decine di migliaia di persone provenienti da ogni parte del paese. Il comune di Barletta, garantisce il commissario Alecci, sarà pronto ad accoglierle. Siamo molto contenti di questo ritornare di un artista così importante, di fama internazionale, che ha dimostrato di volere bene a questa terra, perché i suoi commenti che sono stati diffusi a suo tempo e ribaditi adesso circa l'entusiasmo con il quale ha vissuto l'esperienza precedente del 2019, ci testimoniano che si è calato profondamente nello spirito della nostra città, di questa terra pugliese. E quindi immagino che ci siano i presupposti per una riedizione altrettanto positiva. Lo spettacolo non è scritto ma live, nessuna scaletta in programma, perché ogni tappa avrà l'ambizione di essere unica e irripetibile, grazie anche all'impiego di un nuovo hardware sonoro e visivo. Non mancheranno gli ospiti nazionali ed internazionali per quella che si preannuncia anche una festa itinerante all'insegna del cibo e dell'ambiente. La doppia data porterà a far sì che chi arriva da tutta Italia possa passare un weekend, visto che di sabato e di domenica. Quindi economie su tutto il territorio, non solo di Barletta, ma posso dire anche della BAT e, se vogliamo, anche di Bari Nord. Quindi c'è un indotto molto molto grande, e oltretutto Barletta ha risposto molto bene nel 2019. Il Comune ha organizzato veramente in modo eccellente tutto ciò che era per accogliere questa massa di gente che arriva e arrivava come per dire andare a una festa più che un concerto, visto che non è solo un concerto, ma sono attività che partiranno all'inizio pomeriggio e si protrarranno fino alla notte.